Appassionati di calcio, bentrovati da Fabio Morra con il campionato di eccellenza Girone B, la sfida dell'undicesima giornata di ritorno al comunale di Scafati tra la Scafatese e la Palmese. Andiamo a leggere subito gli schieramenti per i padroni di casa nella tradizionale casacca giallo-blu con numero 1 Fantasia, 2 Vicinanza, 3 Spera, 4 Gallo, 5 De Bellis, 6 Chiariello, 7 Balsamo, 8 Pepe, 9 Guadagno, 10 Teta e 11 Aruta. A disposizione il tecnico in Citti con 12 Longobardi, 13 Insera, 14 Spasiano, 15 Maio, 16 Ferrentino, 17 Rufo e 18 Di Ruocco. Risponde la Palmese in maglia rossonera con numero 1 Sorrentino, 2 Moccia, 3 Vecchione, 4 La Marca, 5 Addeo, 6 Bisogno, 7 Tufano, 8 Viviano, 9 Nappi, col 10 Marano e l'11 Cruceru. A disposizione del tecnico Pietro Pinto con 12 Santaniello, 13 Corrado, 14 Novello, 15 Viscusi, 16 Logoluso, 17 Caccavale, 18 Sepe. Gli arbitri del match, ovviamente l'arbitro a dirigere l'incontro è il signor Castellone e poi coadiuvato dai guardialine Gennaro Russo di Napoli e Alessandro Marchese sempre di Napoli. Resiste da quando il presidente Cesarano ha rilevato la squadra in terza categoria, ovviamente ci riferiamo alle gare di campionato. Attenzione, la chance, area di rigore, la palla dentro ed eccolo, subito il gol. No, è fuori gioco, fuori gioco. Sembrava subito il gol per la Scafatese con questa deviazione sotto misura e la palla che è finita in fondo al sacco. La puntata in avanti con Balsamo che guadagna il pallone, attenzione, fermato qui, la palla resta lì, poi ancora la conclusione di Balsamo che ha lottato come un leone fino a calciare in porta con la risposta in presa sicura di Sorrentino. Con la difesa della Palmese che ha retto bene fino adesso l'urto, ospiti che provano ad agire ovviamente di contropiede, qui c'è un fallo incredibile. Poi ancora la chance per la Scafatese con Guadagno, l'assist per Balsamo, il cross in aria di rigore, c'è il gol! Autogol! E autogol con la palla che finisce in fondo al sacco. Aruta era sulla traiettoria del pallone, ma c'è stata la deviazione che ha spiazzato il portiere Sorrentino. Teta. Si è sbloccato il punteggio dunque al comunale con la rete del vantaggio della Scafatese e adesso subito la chance per il raddoppio con Guadagno che calcia con il destro da posizione invitante. Spazza via il pallone Vicinanza. Lotta Aruta, poi arriva Guadagno che va a involarsi verso la porta avversaria. Guadagno ed eccolo il gol! Ed eccolo il gol del 2-0 ed eccolo il gol di Guadagno con questo cost to cost del numero 9 che ha trovato lo spazio per infilarsi tra le maglie della difesa rossonera, puntare la porta e poi piazzare il destro per il 2-0 della Scafatese quando il cronometro dice che siamo arrivati al minuto numero 42 e 30 secondi. Il raddoppio del Canarino. Finisce così la prima frazione, 2-0 per la Scafatese. Noi ci sentiamo per la ripresa. È iniziato in questo momento il secondo tempo al comunale di Scafati. Il destro fermato da Chiariello, poi ancora il cross in aria di rigore, attenzione con la palla che arriva alla sponda opposta con la difesa della Scafatese in ritardo, il destro con la parata di Fantasia con il pallone in Vicinanza. De Bellis non commette fallo, la ripartenza ancora della Scafatese con l'assist per Aruta. 4 contro 3, Aruta, attenzione, si invola, Aruta, area di rigore, il passaggio per Teta, c'è lo spazio per calciare col mancino, ma non riesce a trovare lo specchio della porta con Di Ruocco, era solo a sinistra. Guadagno, Di Ruocco, Teta. La palla è perfetta per Aruta che tiene il pallone, il destro e la traversa colpita dal Re Leone. Teta, la palla in avanti per Guadagno. Aruta, c'è spazio, area di rigore, Aruta, attenzione, è fermato, calcio di rigore questo, no, per l'arbitro è simulazione, incredibile, si becca il giallo Aruta,
secondo il direttore di gara. Sembrava dovesse esserci il penalty per la Scaffatese, invece l'arbitro ha detto che il fallo l'ha commesso per simulazione. Era. Teta in avanti, la posizione regolare, attenzione, Aruta, Aruta dribbla il portiere e mette la palla in fondo al sacco, il Re Leone. Andiamo Sossio Aruta, andiamo Re Leone, lo ha cercato, lo ha voluto questo gol e lo ha trovato proprio in extremis, dribblando anche il portiere e depositando la sfera in fondo al sacco, il gol di Sossio Aruta, il gol del Re Leone. Anzi no, fischia adesso, triplice fischio di chiusura. La Scaffatese batte la Palmese 3-0 grazie ad autogol al 30° del primo tempo, ad un bellissimo gol di guadagno in chiusura di prima frazione, e proprio allo scadere, all'overtime, il tris firmato da Sossio Aruta, 3-0 sulla Palmese, si ritorna al successo, si consolida il terzo posto. Da Fabio Morra è tutto per questa telecronaca qui dal comunale di Scafati, spazio alle interviste.